Ferruccio De Bortoli a Siracusa per un premio al giornalismo. Premio Pierpaolo Conti al giornalismo, settima edizione, ad uno dei più apprezzati giornalisti del panorama italiano, Ferruccio De Bortoli, per la sua penna sobria e stimolante e per aver magistralmente elaborato oltre mezzo secolo di vita nazionale e internazionale. Il premio è stato consegnato stamane dall'Associazione Gli Amici della Dante nella sala dell'Hotel Villa Politi per la coerenza e il rispetto con cui ha mantenuto negli anni alla guida del Corriere e del Sole 24 Ore l'impegno di trasparenza e indipendenza preso con i suoi lettori. Assumendo la direzione del Corriere della Sera l'8 maggio del 1997, De Bortoli scrisse infatti nel suo primo editoriale: vi informeremo correttamente, senza dipendere da nessuno e soprattutto senza nascondere nulla. Ha tenuto fede a queste parole e le ha riconfermate 12 anni dopo, il 30 aprile 2015, l'ultimo giorno della sua direzione del Corriere. Questo è il compito del giornalismo, sempre e in ogni paese, a maggior ragione in Italia, dove la cultura delle regole è, secondo De Bortoli, modesta e l'informazione è considerata da gran parte della classe dirigente un male necessario. Anche nel suo ultimo libro scritto, presentato stamane, Le cose che non ci diciamo fino in fondo. Bene, grazie per l'invito. Io sono particolarmente onorato di essere qui con voi questa mattina, tra l'altro una mattina di una domenica delle Palme, e quindi la vostra presenza è ancora più significativa e gradita. Grazie della tua domanda e grazie della tua disponibilità personale. Questo libro di cui parliamo oggi è stato scritto nel mezzo della pandemia, e ovviamente non immaginavamo nemmeno che nel mezzo di una pandemia ci fosse anche una guerra, che ho avuto in pochissimi anni due eventi così catastrofici, così forti dal punto di vista del loro significato, del cambiamento del corso della storia, come la pandemia e poi la guerra in Ucraina di oggi. Sono due grandi tornanti della storia che il nostro paese ha affrontato e sta affrontando con un senso di disciplina che certamente non potevamo prevedere. Le cose che non ci diciamo non sempre sono quelle negative, ci sono anche delle cose positive che non ci diciamo. Per esempio, il nostro capitale sociale, a tutte le latitudini, si è dimostrato un capitale sociale di straordinaria e profonda ricchezza, cioè nel senso che le comunità hanno riconosciuto l'emergenza, c'è una grande generosità italiana.